buongiorno a tutti. La newsletter che vado a presentare ora rientra proprio a pieno titolo tra tutti gli strumenti che abbiamo presentato in questi giorni e che sono parte di Icarus. Nel senso che noi con Icarus, essendo un progetto, come tale i progetti sono costituiti per essere a termine, ma noi vorremmo cercare di andare oltre al termine stabilito dalla burocrazia, quindi abbiamo cercato di stabilire una serie di strumenti, una serie di elementi che servono per poter andare avanti. E quindi la newsletter, assieme al video documentario, al sito che abbiamo presentato ieri, servono proprio per cercare di portare avanti lo spirito del progetto nel tempo e per cercare di continuare a far crescere questa rete che abbiamo costruito in questo anno di lavoro. Coerentemente con quanto abbiamo fatto in tutto il progetto, anche la newsletter cerca di coniugare ricerca scientifica e attività più pratica. Nel senso che noi partiamo spesso da fonti che sono report dei vari istituti di ricerca, che sono elementi quindi di un certo livello scientifico, ma cerchiamo di renderli fruibili attraverso uno stile molto più divulgativo e attraverso dei testi molto brevi con tanti link di approfondimento a una platea molto vasta. Questo perché crediamo che i temi sono vari, che trattiamo, poi specificheremo meglio, però uno dei temi è quello proprio del progetto, cioè il tema della rappresentanza dei lavoratori a livello sovranazionale all'interno delle multinazionali. Noi crediamo che questo tema sia un tema che debba andare oltre la cerchia del sindacato, che, come questa conferenza sta dimostrando, inizia a masticare e mettere al centro del dibattito, ma crediamo che questo tema debba diventare patrimonio di tutti i lavoratori e le lavoratrici d'Europa. E per questo motivo puntiamo proprio a diffondere al massimo e a creare una sorta di consapevolezza maggiore. È un piccolo mattoncino ovviamente, ma il nostro obiettivo è quello appunto di parlare attorno a questi temi. Perché è evidente, adesso citerò alcuni dati che noi utilizziamo nella newsletter, ad oggi viviamo un contesto in cui le multinazionali sono degli attori molto importanti nel contesto socio-economico internazionale. Se ne contano circa 80.000 in tutto il mondo. Queste occupano un volume di lavoratori che è pari a 77 milioni se consideriamo solo il core business delle imprese, ma se consideriamo anche tutte le varie consociate arriviamo a 130 milioni di lavoratori in tutto il mondo. Sono numeri che già da soli fanno capire l'importanza socio-economica di queste organizzazioni, ma ancora di più c'è il problema della concentrazione del potere. Se noi consideriamo le prime 100 multinazionali in tutto il mondo, queste occupano 15,3 milioni di lavoratori, ma soprattutto Forbes, ad esempio, ogni anno stila una classifica. Questa classifica comprende gli stati in ordine crescente per PIL e all'interno inserisce anche le multinazionali e le imprese che per fatturato sono le più grosse. Mettendo insieme questi dati, tra i primi 100 enti economici nel mondo, 44 nel 2011 erano multinazionali. Questo elemento fa capire proprio come queste imprese abbiano in molti casi più forza degli stati stessi. E quindi vanno considerati come tali e vanno affrontati con un certo interesse da parte non solo del sindacato. E quindi da una parte abbiamo visto, poi inoltre queste imprese hanno una facilità di movimento tra un contesto giuridico e un altro, hanno la possibilità di cambiare sede e di delocalizzare i propri siti produttivi, ma non solo, hanno anche la possibilità di cambiare sede centrale alla loro compagnia passando da uno stato all'altro per beneficiare di condizioni giuridiche più favorevoli. E quindi insomma, in definitiva potremmo dire che la globalizzazione, da un lato, i processi che ha attivato hanno permesso alle imprese di aumentare il proprio potere, dall'altro abbiamo assistito anche a una certa perdita invece di potere da parte degli stati sovrani. E quindi crediamo che, riprendendo appunto le parole di Durante l'abbiamo intervistato per la nostra newsletter, il responsabile del segretariato Europa della CGIL, lui appunto ci diceva che è evidente che il solo contesto nazionale non basta più e che quindi noi dobbiamo lavorare per creare le condizioni, per creare almeno a livello europeo uno spazio della contrattazione, con tutti i crismi e tutte le cose che questo comporta. Per cui il senso appunto che abbiamo cercato di attribuire alla newsletter è quello di rimettere al centro questo discorso. In Europa, come si diceva prima nel video, abbiamo delle condizioni agevolate da questo punto di vista, perché non è solo l'Europa che ha uno spazio economico e degli accordi e un'interdipendenza di un certo tipo, ma esistono appunto altre aree del mondo. Ma l'Europa è l'unico contesto in cui c'è una legislazione che favorisce la possibilità per i sindacati di organizzare questo tipo di iniziative,
ma soprattutto la legge che istituisce i comitati aziendali europei è l'unico esempio nel mondo di una rappresentanza dei lavoratori a livello sovranazionale istituita per legge. E questa cosa è molto importante. Quindi noi crediamo che gli strumenti per agire ci sono, ma occorre creare una maggiore consapevolezza. E in questo senso noi vogliamo mettere un piccolo mattoncino con questo newsletter, che ovviamente è piccola, ma partendo da questo risultato possiamo andare oltre. E stiamo iniziando a crescere la nostra base a cui inviamo la newsletter. Ad oggi abbiamo oltre 1000 contatti, contiamo di implementarlo, di andare oltre la rete sindacale, di coinvolgere sempre più persone e soprattutto di investire sui social network per provare appunto ad ampliare ancora di più questa rete e creare questa consapevolezza. Da questo punto di vista alcuni risultati iniziamo a vederli e colgo l'occasione appunto per ringraziare la Confederazione Europea dei Sindacati, che ha ripreso alcune delle nostre notizie nella propria newsletter PARL e che quindi ha in parte contribuito a darci una mano e a legittimarci da questo punto di vista per andare avanti. E ora darei la parola ad Angelo, che invece spiega gli altri aspetti della newsletter, perché non trattiamo solo il tema della rappresentanza dei lavoratori dentro le multinazionali, ma appunto una serie di altri aspetti. Buongiorno a tutti, ringrazio Umberto per la parola, ringrazio Fabio dell'invito e CGL Lombardia per avermi permesso di essere qui a spiegare il lavoro che facciamo. Dunque, la newsletter, come ha detto già Umberto, si occupa dei diritti della rappresentanza dei lavoratori nelle imprese multinazionali, ma questa è solo una delle grandi tre aree tematiche. Le altre due riguardano le questioni sociali e le relazioni industriali nell'Unione Europea e l'altra, più in generale, è il tema dei diritti umani. Dunque noi pensiamo che la rappresentanza dei lavoratori e dei loro diritti è un problema di carattere globale e che quindi non può essere tralasciato, in particolare dagli organi di informazione tradizionali. L'importanza sociale di questi temi e dei diritti, e per diritti intendo tutti i diritti umani, e del dialogo sociale, devono essere sviluppati attraverso questo nostro strumento di informazione e di consultazione. Questi sono gli obiettivi del progetto Icarus e sono anche gli obiettivi della sua newsletter. E la pretesa non è quella certo di sostituirci ai media tradizionali, anche perché sarebbe utopistico e non è questo il nostro obiettivo, ma il nostro obiettivo è quello di sviluppare una selezione di notizie articolate su una dimensione internazionale. Come ha spiegato prima Umberto, cerchiamo di prendere parte di queste notizie dall'estero, quindi cerchiamo una dimensione internazionale, una dimensione europea, una dimensione che si affaccia al mondo. La Commissione Europea, l'European Trade Union Confederation, International Trade Union Confederation e varie ONG sono le nostre fonti. Laburstart è anche un sito molto importante di informazione e rassegna di notizie da tutto il mondo, nonché promotore di campagne per la tutela dei diritti e di coloro che nel mondo, come alcuni sindacalisti nel mondo arabo, come abbiamo ripreso nella nostra newsletter, sono stati carcerati per quello che facevano. D'altro vorrei aggiungere che vorrei dare spazio a una notizia che ho letto ieri ed è la morte sul lavoro di 14 persone disabili in Germania a causa di un incendio in un laboratorio della Caritas. Ecco, queste notizie normalmente noi non le troviamo sui nostri siti di informazione e quindi il nostro scopo è quello di proporre una selezione che possa interessare i nostri partner europei, perché pensiamo che in un momento di crisi come questo, come sentivo dire ieri, c'è molto che divide, però tra quello che divide c'è anche molto che unisce e io credo che progetti come quelli di Icarus, come Icarus, siano un buon punto per poter unire scusate, sono un po' emozionato e mi fermo qui.